come si dibatte sulla luce. Ehi. Ciao a tutti i lettori di Bettes.it, sono Andrea. Ciao. Davide Claudio, Claudio di Betcomics. Di Betcomics. Allora, facciamo che lascio immediatamente la parola a voi, che dovete scappare in metropolitana a prendere la metro. Vai, vai, che... Siamo appena andati, siamo appena usciti dalla proiezione stampa di Capitan America Civil War. Lo rivedremo adesso. Ok, facciamo che, non so che fate. È un film perfettamente, no spoiler, funzionante, ovviamente. Non spoiler, chiaramente funziona, non tutto, ci permetteremo, esalta. Mai. Ed è un film carico di umanità. E soprattutto è scritto molto molto bene. Ogni cosa è ben giustificata, ma allo stesso tempo l'azione è spettacolare. Spider-Man è fantastico. Spider-Man è lui, è finalmente lui. Vabbè, finalmente. Ci sì, sono... beh, in effetti dopo questa... Ci sono dei momenti di diretta. Tu ti sei quasi citazione. Alzato in piedi in alcuni sì, a un certo momenti, punto sì. Mi sono quasi alzato in piedi, soprattutto in un momento in cui si fa una citazione meravigliosa. Lasciatemi dire che il più Marvel dei film Marvel ed è il più Disney dei film Marvel. Cosa intendi dire più Disney dei film Marvel? Non posso dirlo perché sennò faccio uno spoiler. Ok, sì, ok. No, ma non nel senso brutto che pensate voi. Non nel senso una brutto cosa che bella, pensate voi, realtà. Una cosa bella, esatto. Sì, okay. sì. Cosa volevo dire? Ah, no, allora, voi che conoscete molto meglio di me il fumetto, ovviamente come tutti i film Marvel prendono un titolo che può ricordare il fumetto, ci sono certe basi eccetera eccetera, però quanto è diverso dal fumetto, senza entrare negli spoiler? È diversissimo dal fumetto, ma allo stesso tempo per certi aspetti migliora quella saga, per altri diventa una variazione sul tema molto interessante e anche più complessa, nonostante coinvolga meno personaggi. Non siete stati presi in giro, come diceva, come dicevo prima, è un film pieno di umanità. E quando i fratelli Russo dicevano che le ragioni erano molto più personali, non esageravano, sono molto più personali. Vero. E le questioni estremamente personali che ci sono qui dentro funzionano, e la polarità tra le due fazioni è soprattutto quella, ci sono due tipi umani completamente diversi a confronto che affrontano in maniere opposte lo stesso problema, non soltanto dal punto di vista ideologico ma soprattutto dal punto di vista emotivo, e questa l'ho trovata un'idea sì, fenomenale. È molto personale, allo stesso tempo un intrigo internazionale e allo stesso tempo un mega evento Marvel. Sì, è una cosa incredibile. Esatto. Pantera Nera secondo me è il momento meravigliosamente camp del film, io l'ho amato, ma ha dei momenti che sono veramente super camp. Pantera cioè, Nera, ragazzi, questo gattone cioè non puoi smettere di guardarlo, a quanto è figo. È veramente fatto bene, però cioè, ci sono dei L'unico momenti in cui tira fuori le unghie. Gnao, è il doppiatore di T'Challa, secondo me è troppo ragazzino. Sì. E anche una cosa fondamentale di traduzione, ma questa è una deformazione professionale mia che sono traduttore. Sì, che ho sentito urlare a un certo punto, traduzione! Sì, se avessi per le mani il collega, vi permetto, probabilmente sarebbe un litigio. Detto ciò, miglior film. Che team eravate? All'uscita della sala siete della stessa idea? Assolutamente sì. Non diciamo io di assolutamente che team sì, siamo. Però non posso dire non di diciamo team di sono. Che team siamo, ma tutti e tre siamo della stessa idea. E non tutti e tre non eravamo della condividiamo. Stessa idea. No, siamo veramente ancora. Allora, voi rimanete della vostra idea? Assolutamente. No, allora ragazzi, noi qua ci meniamo. Rimaniamo adesso. Piantati come un albero. Io e Davide rimaniamo spoiler. Piantati come un albero, esatto. Ma guarda, aspetta, se rileggo, non ho letto il messaggio che è arrivato. Comunque, voto da 1 a 10. Io odio dare i voti, lo trovo. Anch'io, io non me la sento. È riduttivo dare un numero a questo film. Però rispetto agli altri film Marvel. Allora, fino adesso il miglior film Marvel era The Winter Soldier, questo è il migliore. Non so se sono d'accordo perché è una risposta ancora troppo emotiva, devo rivederlo. Se volete sapere cosa ne penso, domani trovate la recensione su Betcomics.it. Esatto. Quindi tra poco la recensione su Betcomics. L'Avenger che vi ha colpito di meno. Orca, l'Avenger che ci ha colpito di meno. Vabbè. So, a me Visione, che come? Più o no, meno rimane. No, no, non nel senso che non mi è piaciuto, ma perché è quello che rimane più se stesso di tutti, insomma. Sì, però era anche affascinante di per sé. È estremamente affascinante, sì. Dovendo sceglierne uno. Allora, c'è una scena durante i titoli di coda e poi ci sarà una seconda scena dopo i titoli di coda che, come sempre, non hanno mostrato alla proiezione stampa, dicono perché non ci era pronta mai. Pezzo, perché, Markets the best. Markets. Non lo so. E un'altra cosa che volevo dire era. Possiamo dire che team eravamo e che team rimaniamo? Scusate, vabbè, non è spoiler. Okay, io ero Team Capitan America. Team Cap. Io ero Team Iron Man, ragazzi, e rimango profondamente ti team moltissimo. Team Cap che non è Team Cap il film con Kevin Costner. E neanche la Team Cap di calcio. Esatto.
nemmeno la Team Cup. Un'altra cosa devo dire a Mark era... Marquez, ma cosa c'entra il motociclo? Vabbè, no, questo qua è spo, sì, è spo, è spam, ragazzi. Che altro voglio dire? Allora, no, ci sono delle scene d'azione incredibili. La regia è incredibile, veramente. Sì. Ci sono tante invenzioni di regia, soprattutto nell'azione, che io ho trovato straordinaria. Io tranne in un momento, sarà perché dopo Mad Max sono ormai. Cioè, mi hanno fatto un esempio di azione perfettamente centrata. C'è un singolo momento di caos cinema in questo film. Ah sì? Secondo me sì. Ma ce l'ho trovato tutto molto all'inizio, chiaro. Secondo me all'inizio c'è un po' di caos cinema. C'è un piccolo riferimento al caos cinema che all'inizio mi ha un po' infastidito e poi alla fine ci sta, perché in realtà poi non si ripropone. Siamo l'1%, diciamo. Allora, esatto. Si piange, non possiamo dire. Però ci sono momenti abbastanza commoventi. Si ride anche. Mettiamolo così, si ride anche. Io sono morto da ridere. Se avete la mia stessa passione per Emily Van Camp, a un certo punto piangete per forza. Molto bene. I fan di Everwood ringraziano. E poi niente, vabbè, adesso voi dovete, ecco appunto Emily. Sì, Emily. Ant-Man ha un ruolo più grande, non diciamo, però non, vabbè, non ci sono stati tanti rumori in questi mesi. Ant-Man si vede... Scott Lang si vede parecchio, e posso dire che mi è piaciuto molto di più che in tutto il film di Ant-Man. È vero. Dai, è fantastico. Ma molto, no, però di più, sì. Martin Freeman ha un ruolo assolutamente, ecco. Cioè, non ho capito, devono pagare milioni di dollari, ecco, persone per fare ruoli che... alla fine. Però, Martin Freeman, però è molto di... Io penso spesso ad Andy Serkis, al ruolo di Andy Serkis, sì, e poi... Però chissà. Allora, la cosa bella di Martin Freeman è che è sempre Martin Freeman, cioè uno degli attori più bravi al mondo. E quindi comunque... E comunque ti ispira simpatia in ogni caso. Sì, infatti. E poi niente, che altro dire, ma ragazzi? Ma Spider-Man è veramente... Non so, Spider-Man è bellissimo, sì. È simpatico. Riferimenti ad altri film Marvel. Tanti. Riferimenti ad Doctor Strange, non so, possiamo dirlo? Ma tu hai... Che riferimenti ci sono? Appunto, possiamo dirlo che non ce ne sono. Non credo, ma anche perché in genere non ci sono riferimenti al secondo film dell'anno. No, io immagino... Ah, no, infatti, in quel senso... Boh, magari la scena... A noi magari non ci sarà nella seconda scena. Qualche riferimento alla serie TV Marvel... Beh, sì, se vogliamo, per una cosa, d'altronde Capitan America... Beh, vabbè, piccolissimo, sì, però roba sì, piccina, no, beh, marginale. Allora, diciamo che se vi aspettavate uno smosi, no, però no, e non c'è, non so se intendono dire Daredevil o cosa, no, non no, si citano no, assolutamente no. Le serie Marvel è tutto Netflix, molto ordinato e funzionale. Sì, diciamo che se ci saranno degli scambi tra cinema e TV intesi come Netflix, è più sensato aspettarseli tra Doctor Strange, esatto, tra Doctor Strange e Iron Fist. E comunque secondo... E poi c'è la giusta quantità di roba, se siete abituati a vedere troppo. Pantera Nera è stata introdotta bene, benissimo, secondo me. E a me piace un sacco come personaggio. E non solo Pantera Nera. Non solo Pantera Nera. Pantera Nera, tra l'altro, è un personaggio perfettamente lineare ed è uno dei personaggi in cammino in questo film. Esatto. Tutti i personaggi sono lo in cammino. Lo lancia molto bene. Diciamo che io ho amato molto, si può dire perché si sapeva, zia May, Marisa Tomei. Ah, l'hanno amata un po' tutti, vorrebbero amarla un po' tutti. Marisa Tomei, meraviglia. Diciamo che dopo Empire si è ripresa bene. E sappiate che il film comunque è autironico in questo. Cioè sì, no, in realtà bravo. Sì, ce n'è una che si vede. Ce n'è una che si vede in faccia un personaggio, come sapete. Barone Zemo non diciamo niente, io non direi niente su Barone Zemo. Non facciamo paragoni con Batman contro Superman perché non ha senso. Perché non vogliamo sangue stasera. No, poi cioè in realtà... Riferimenti alla figa, diciamo che ce n'è, l'abbiamo appena detto. Tanto Marisa Tomei ed Emily Van Camp. Bravo, scherzati. Riferimenti a Thor Hulk, sì. Sì, qualcosina. Sì, sì. E basta, sì. Non spoileriamo oltre. Riferimenti a Batman, no. No, non si riesce a parlare. Però è uscito un bellissimo weird trailer che trovate su Bad Taste adesso, che è strapieno di citazioni anche a Batman contro Superman. Quindi quel miliardario supereroe non era... No, mi ragazzi, basta. No, la colonna sonora non potete aspettarvi un commento dopo una visione. È bella, nel senso che non infastidisce. Come in tutti i film Marvel non ha alcun peso. Ma soprattutto nessuno dei personaggi ha la madre che si chiama Martha. Quindi è una parola di madre. C'è una... Scusa, non parliamo di madri perché io mi sono quasi girato. Nel trailer, però quella cosa lì la sapevo già. Cioè, sì. Tua madre si chiamava Sara, si era vista in un... No, ho capito, però io mi sono girato subito perché ne avevamo parlato prima, per cui stavo un po' ridendo. Comunque è da vedere.
Sì, esatto. E noi lo rivedremo. E però, scusate, vabbè, adesso finito questo periscope gli dico una cosa per ownarli completamente su questo discorso. Va bene. E niente, ragazzi, qua, quindi secondo voi Mad Max ha fatto un po' a scuola? Beh, l'aveva già fatto, credo, 30 anni fa. Sicuramente. Ma non era quello l'esempio. Montaggio? Ah, parlando di montaggio. Colonnello Ross, sì, montaggio. No, parlando di montaggio, direi che Winter Soldier ha fatto scuola. Esatto, sì. È proprio, Cinema Orfeo. Sono i russi tanto. Ripeto meglio, l'introduzione degli eroi nuovi è più funzionale che nell'ultimo della DC. È diverso, ragazzi. Di gusti, ragazzi. Questo è un film di sceneggiatura, non possiamo definire Batman. Ma voi è il miglior film Marvel? Non lo so, devo vederlo una seconda volta. Secondo me sì. Doppiaggio italiano, per me sempre un po'. I doppiaggi della Disney negli ultimi anni dove migliorano mi pesano ci sono molto, alcuni però quello è questione di gusti. Vale agli altri. Bene, dobbiamo salutarvi perché sennò questi ragazzi buonanotte. Non tornano a casa. Buonanotte. Ciao a tutti. Buona visione. Andate su Bad Taste per la recensione tra pochi minuti e su Bad Comics domani. Ciao!